Lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 24. Mentre Gesù se ne andava dal Tempio, i suoi discepoli gli si avvicinarono per mostrargli gli edifici del Tempio. A sua volta lui disse loro: Vedete tutte queste cose? In verità vi dico, qui non ci sarà affatto pietra che rimarrà sull'altra e che non verrà gettata giù. Mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in privato e gli chiesero: Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua presenza e della conclusione del sistema di cose? Gesù rispose loro: State attenti che nessuno vi inganni, perché molti verranno nel mio nome dicendo: Sono io il Cristo, e inganneranno molti. Sentirete di guerre e di notizie di guerre. Guardate di non allarmarvi, perché queste cose devono accadere, ma non è ancora la fine. Infatti, nazione combatterà contro nazione e regno contro regno, e ci saranno carestie e terremoti in un luogo dopo l'altro. Tutte queste cose sono solo l'inizio di grandi sofferenze. Quindi vi perseguiteranno e vi uccideranno. E sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. E allora molti si allontaneranno dalla fede e si tradiranno e si odieranno gli uni gli altri. Compariranno tanti falsi profeti che inganneranno molti, e a causa dell'aumento della malvagità l'amore della maggioranza si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questa buona notizia del regno sarà predicata in tutta la terra abitata, perché sia resa testimonianza a tutte le nazioni, e allora verrà la fine. Perciò, quando vedrete la cosa ripugnante che causa devastazione, di cui parlò il profeta Daniele, posta in un luogo santo, il lettore usi discernimento, allora quelli che sono nella Giudea fuggano verso i monti. Chi è sulla terrazza non scenda a prendere le cose che ha in casa e chi è nel campo non torni a prendere il suo mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Continuate a pregare che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora ci sarà una grande tribolazione, quale non c'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né ci sarà mai più. In effetti, se quei giorni non venissero abbreviati, nessuno sarebbe salvato, ma a motivo degli eletti quei giorni verranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: Ecco, il Cristo è qui, oppure è là, non credeteci. Compariranno infatti falsi cristi e falsi profeti che faranno grandi segni e prodigi così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Io vi ho avvisato, perciò se vi dicono: Ecco, è nel deserto, non andateci. Oppure, ecco, è nelle stanze più interne, non credeteci. Infatti, come il lampo viene da oriente e sfolgora fino a occidente, così sarà la presenza del figlio dell'uomo. Ovunque sarà il cadavere, là si raduneranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole sarà oscurato, la luna non splenderà più. E le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora nel cielo apparirà il segno del figlio dell'uomo e tutti i popoli della terra si batteranno il petto per il dolore e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con potenza e grande gloria. E con un forte suono di tromba, lui manderà i suoi angeli che raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità all'altra dei cieli. Ora imparate da questo esempio sul figo. Appena il suo ramoscello si fa tenero e mette le foglie, capite che l'estate è vicina. Allo stesso modo, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che lui è vicino alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà affatto finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno affatto. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li conosce, né gli angeli dei cieli, né il Figlio, ma solo il Padre.
Come furono i giorni di Noè, così sarà la presenza del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio mangiavano e bevevano, gli uomini si sposavano e le donne erano date in moglie, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e li spazzò via tutti. Così sarà la presenza del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno in un campo. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne lavoreranno una macina a mano. Una sarà presa e l'altra sarà lasciata. Vigilate dunque, perché non sapete in quale giorno verrà il vostro Signore. Ma sappiate questo: se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, rimarrebbe sveglio e non permetterebbe che la sua casa fosse scassinata. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà in un'ora che non immaginate. Chi è in realtà lo schiavo fedele e saggio che il suo padrone ha costituito sopra i propri domestici per dar loro cibo al tempo giusto? Felice quello schiavo se il suo padrone, quando verrà, lo troverà a far questo. In verità vi dico, lo costituirà sopra tutti i suoi averi. Ma se mai quello schiavo si dimostrasse malvagio e dicesse nel suo cuore: il mio padrone tarda, e cominciasse a picchiare i suoi compagni di schiavitù e a mangiare e a bere con gli ubriaconi incalliti, il padrone verrà in un giorno in cui lo schiavo non se l'aspetta e in un'ora che non sa, e lo punirà con la massima severità, riservandogli un posto tra gli ipocriti. Là piangerà e digrignerà i denti.